Alla conferenza mondiale sull'AIDS di Amsterdam, si combatte innanzitutto il pregiudizio verso la sieropositività, un pregiudizio basato su convinzioni che sono frutto di ignoranza. L'inviata Laura Berti. Invisibilità, emarginazione, vergogna, paura, tutto questo e molto altro è lo stigma. Lo stigma verso chi è sieropositivo scoraggia anche chi vorrebbe fare il test dell'HIV, allontanando una possibile terapia, rischiando nuovi contagi e rendendogli la vita un inferno. Ma lo stigma è anche ignoranza. Ma come mettersi nei panni di chi vive lo stigma? Fuori dalle sale del congresso, un container di Stigma Experience di Hello Gorgeous, associazione di persone sieropositive che fanno vivere l'esperienza della sieropositività. Un'intervista iniziale, poi siamo entrati. Abbiamo trovato una dottoressa di spalle che con aria gelida ci ha comunicato che siamo sieropositivi, che dobbiamo avvertire chi possiamo aver infettato, che dovremo prendere farmaci per tutta la vita. Nessuna empatia. Poi una stanza buia con voci che ci fanno pensare alle cose peggiori, che saremo soli, che il nostro partner forse ci lascerà, che è colpa nostra aver contratto il virus. Finalmente una porta si apre, un ragazzo sieropositivo sorridente ci incoraggia. C'è una cura, una vita normale. Lui ha preso il virus in tempo e ora sta bene e può essere felice. Un'esperienza terrificante, toccante, anche se sapevamo fosse solo una finzione, essere vittima dello stigma e di ignoranza. Oggi si può fare tutto perché le terapie antiretrovirali sono migliorate tantissimo dal 1996. Si arriva a una carica virale azzerata in circa almeno in 6 mesi di terapia ben fatta, quindi una buona aderenza alla terapia, riducendo quindi la quantità di virus nel sangue, non si è più infettivi. Perciò, se si è stati a rischio, è bene subito fare il test, perché oltre alla diagnosi esiste un futuro.